scorsa volta ci eravamo lasciati dopo aver sconfitto il primo boss importante su Blasphemous 2. Ed oggi vi accompagnerò nella continuazione di questa avventura, alla scoperta di nuovi oggetti, abilità e boss veramente terrificanti. Rimanete fino alla fine del video, non ve ne pentirete. Per riprendermi dalla battaglia, lascio il palazzo dei ricami e ritorno alla città. Qui riorganizzo l'inventario, recupero il fervore e compro anche qualche nuovo oggetto. Allora, con questo sono sicuro che da qualche parte, un po' come potevamo fare nel primo gioco, possiamo aumentare la capienza del nostro rosario, che in questo momento ha solo un grano sbloccato. Ma appena troviamo qualche altra creatura di qualche tipo, potremo sbloccare gli altri stemmi del rosario. Decido poi, assieme alla chat, la direzione verso la quale proseguire e mi incammino verso l'alto. La nuova area, acquedotto di Costales, ha un aspetto chiaro e fresco e al suo interno affronto dei nuovi mostri volanti e delle statue di pietra. In un angolino della mappa capisco finalmente che la preghiera delle campane serve ad illuminare dei simboli simili a degli otto spigolosi. E scoprirò solo successivamente che tornando nella stanza dove ho trovato la preghiera, mi verranno donate monete o potenziamenti per ogni simbolo illuminato in questo modo. Continuo poi l'esplorazione. Oppure anche verso l'alto si prosegue. No, io odio i bivi. Io odio con tutto me stesso i bivi. Ah, che odio. E incontro un enorme putto che mi chiede di recuperare tutti i suoi fratellini. I bimbi nelle teche di vetro della scorsa volta. Al momento ne ho trovati 7 e più ne troverò, più mi faranno salire verso l'alto per sbloccare nuove ricompense. Proseguo poi verso sinistra e arrivo all'area Sacre Sepolture, dove ci sono delle mani enormi che escono dal terreno. Oh Cristo! Oh Cristo! E delle strane teche di vetro che non posso ancora aprire. Subito dopo, però, trovo la terza e ultima arma disponibile nel gioco, ovvero Veredicto, una mazza con una catena allungabile che può anche prendere fuoco. Con essa sono in grado di rompere la teca nella stanza precedente, che permette al livello delle sabbie di abbassarsi, e posso finalmente far uso delle campane, che con la loro onda d'urto creano delle piattaforme temporanee. Grazie! Ora ho capito a cosa servono le campane! Ah! E riescono anche ad aprire le porte di ferro. Esploro poi per bene tutta quanta l'area, abbassando e alzando i livelli della sabbia, scoprendo nemici kamikaze e un nuovo punto di fast travel. Dopo un'esecuzione troppo soddisfacente su un nemico bello grosso, mi preparo infine alla seconda boss fight importante, potenziando un po' la mia nuova compagna di avventure, Veredicto. Entro in una stanza e mi accoglie un piccolo signore seduto su una sedia, e subito dopo compare da sottoterra un enorme scheletro. Inizia quindi la battaglia con il grande precettore Radames, che sferra attacchi lenti ma molto potenti con la sua mazza, lancia delle magie e delle scaglie di vetro e mi carica fino a schiantarsi contro una parete. Mi ci vogliono diversi tentativi anche solo per arrivare alla seconda fase, nella quale si alza in piedi e sferra molti più attacchi a distanza. E dopo numerose altre morti, capisco che il suo punto debole è la schiena dove risiede il signore dell'inizio. In un'ultima battaglia senza esclusione di colpi, riesco finalmente a farlo fuori. Sì, l'ho schivato! Defecati un po', lurido bastardo. Questo non ci voleva. Aia. No, perché mi sono curato? L'ho sprecata la cura. Ok. Meno male. Muori un po'. Dai, ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo. And goodbye. Yes. La successiva cutscene ci spiega che la coppia precedentemente sterile è riuscita, grazie all'aiuto del miracolo, a concepire il loro figlio, e vediamo la parte alta della città scendere ancora verso il basso. Nella successiva ora di diretta mi dedico a una delle cose che preferisco fare in questo gioco: tornare nelle aree precedentemente visitate e raccogliere oggetti o scoprire passaggi che prima non potevo raggiungere. Trovo quindi diverse nuove pale da incastonare nell'inventario e un nuovo oggetto da consegnare allo scultore, anche se non gli basta per portare a termine la statua, e restituisco al fratello anziano dello scorso episodio il panno di sua sorella. In cambio lui mi restituisce le sue memorie, che serviranno ancora per una nuova pala. Sblocco poi la possibilità di teletrasportarmi alla città da qualsiasi inginocchiatoio, che è una cosa veramente comodissima, e a coro di spine trovo un tizio enorme interamente circondato di miele e api che mi dona un'ulteriore pala, che almeno però presenta un ottimo effetto. No, mentre potete... Ah, quando si sferra un colpo con un'arma. Non è male. Finalmente torno a fare qualche progresso, esplorando meglio l'area in alto a destra della mappa chiamata Corona di Torri. Ci sono fin da subito nemici belli tosti, come delle grandi arpie o dei cavalieri fantasma, e anche delle grandi zone di puzzle che richiedono una sinergia tra le abilità delle armi a nostra disposizione.
Grazie a degli ascensori riesco poi ad arrivare alla parte alta, dove mi aspetta l'ultima boss battle della prima parte della nostra avventura. All'interno della cima di un campanile si presenta davanti a me Lesmes, sagrestano corrotto, che mi attacca con un grosso pilastro e delle colonne di fiamme. Noto fin da subito però che gli infliggo un danno innaturalmente alto e già al secondo tentativo riesco a sconfiggerlo. Dal pilastro esce però un'infanta dormiente che attacca da lontano con degli aculei velenosi. Anche lei da sola ha però poca vita e la sconfiggo facilmente. Arriva però la terza ed inaspettata fase di questo boss, che mi vede affrontare Lesmes e l'infanta insieme. Nonostante l'apparente confusione, ritengo comunque questa battaglia la più semplice delle tre finora affrontate, e solamente dopo qualche altro tentativo faccio comparire anche il terzo Requiem Aeternam sullo schermo. Dai che Lesmes è già a metà vita. Dai che lui muore. Ok, siamo messi molto meglio rispetto a prima. Fatemi usare la mazza contro di lei. Piano. Piano, 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 no. No, piano. Porca miseria. Mi è mancato di un bel po', sai zia. Muori, ok. What the fuck. Scopro ora che il figlio del miracolo è effettivamente nato, uccidendo la madre nel processo, e che il miracolo stesso gli ha concesso la benedizione della deformità, contagiando tutta la terra circostante. La parte alta della città del nome benedetto raggiunge la terraferma e Annunfiada mi comanda di raggiungerla. La prima cosa che faccio nella live successiva è quella di donare cristalli e calici alla donna Angelica, per aumentarmi il livello della vita e la quantità di cura delle boccette. Vedete che pian piano gli angioletti le stanno togliendo la pelle? Secondo me, più cose le portiamo, più gli angioletti le tolgono la pelle. Se ora rientriamo, secondo me il suo braccio è ancora più esposto, che è una cosa molto inquietante, ma... infatti, oh mio Dio, che schifo! Dono poi un secondo doblone al cocchiere, che con la sua carrozza mi porta ad una zona di coro di spine che prima non potevo raggiungere. Prima di proseguire con la trama, visito però per bene Madre delle Madri, la zona che nel primo episodio avevo malapena attraversato. È in realtà un'area veramente enorme, piena di stanze misteriose, nemici belli tosti e puzzle complicati. Holy fuck, quanto male che fa quel coso! Dopo averne completato uno, apro involontariamente la via ad una nuova area nelle profondità della Terra. Sono andato in un posto dove non posso risalire... Sceso fino all'ultima stanza, trovo un altro fast travel ed un boss super inaspettato. Lui è Afilaor, sentinella dello smeriglio, un fabbro agile e pericoloso che combatte con la sua lama che continua ad affilare durante tutta la battaglia. Provo ad affrontarlo diverse volte, abbassandogli la vita fino a vedere ogni sua fase, ma in questo momento è troppo complicato per me per sconfiggerlo. Facciamo una cosa, se abbiamo tempo e se ci siamo potenziati le armi, ci riprovo a fine live, facciamo così. Concludo quindi l'esplorazione di Madre delle Madri e torno alla città dal nome benedetto, dove la grande suora mi sblocca l'abilità di ricaricare il fervore quando riposo in un inginocchiatoio, per poi finalmente proseguire verso la parte alta. Questa è un'area completamente nuova e prima di tutto devo salire un bel po' verso l'alto, trovando nel mentre anche un altro putto. I nemici qua fanno tanto danno. E dopo aver superato per il rotto della cuffia una challenge room, trovo una stanza che per la prima volta mi aumenta il rango delle armi. In questo caso, quello della mazza. No, adesso voglio assolutamente quello per la scimitarra. No, dai, non è valido. Proseguo ancora verso l'alto e incontro di nuovo Annunfiada, che a questo punto mi comanda di affrontare e sconfiggere Afilaor, per sbloccare una nuova abilità. Decido assieme alla chat di fare però un'altra deviazione, ed esplorare un'area ancora ignota, chiamata Strada delle Veglie. Ancora non sapevo che in realtà quest'area è una delle zone più utili di tutto il gioco. Ci trovo infatti una grande mano che mi aumenta il livello del fervore se le dono dei panni bianchi. Una signorina di nome Sagrario che mi permette finalmente di sbloccare i nuovi grani del rosario per inserirci gli oggetti di potenziamento che ho trovato in giro, e infine una stanza nella quale è in corso un funerale. In quest'ultima c'è la possibilità di inginocchiarsi vicino all'anziana moribonda per parlare con il suo spirito. Voi che venite a cercare il lutto dietro i nostri veli neri, trovate le mie figlie, e spegnete la luce delle candele che le accompagnano. Solo allora potrete partecipare al loro lutto. Le figlie? Che figlie? Torno finalmente ad affrontare Afilaor, deciso più che mai a sconfiggerlo. E senza nemmeno usare la mia nuova potenziata mazza di livello 2, ci riesco al secondo tentativo. Siamo già alla terza fase, ragazzi. Ora siamo attenti. Woo!
Dai che è fattibile, eh. È molto fattibile, ragazzi. Meno male. Very nice. Ah, niente. Rilassato, Michele. Rilassato, Michele. Guardati per sicurezza. Pam. E va giù. Uno, due. Scherzavo. Non è ancora andato giù. Non è ancora andato giù. Aiuto. Muori. Sì. Yes. Solo ora mi viene spiegata per bene la missione principale di questa seconda parte di gioco. Veniamo teletrasportati in un luogo etereo dove ci parla direttamente il figlio del miracolo. Ci dice che dobbiamo liberare le 5 colombe rinchiuse nelle gabbie dorate per aprire l'urna che contiene il suo corpo già deceduto. L'ho detto che questo gioco è strano, sì? Ad ogni modo, subito dopo sblocco finalmente una nuova abilità, il passaggio di cenere. Puoi eseguire un salto a mezz'aria? Sì! Grazie gioco, grazie! Che mi permette di risalire verso l'alto e di sbloccare molti nuovi passaggi segreti. Il più importante di questi mi permette di aumentare il rango della mia Ruego all'Alba e sfrutto subito i marchi del martirio che ho accumulato per incrementarne il danno ed imparare ad usare un quarto attacco nella combo di base. Con il doppio salto in saccoccia, torno quindi nella parte alta della mappa e trovo l'effettiva cappella delle 5 colombe. Subito dopo arrivo alla, oh mio Dio, challenge room più fastidiosa della storia di tutti i giochi indie. Ve lo giuro, per superarla ci ho messo almeno mezz'ora e sono morto più di 20 volte solamente perché quello stupido penultimo nemico ha più vita e fa più danno di 3 interi boss messi insieme. Mi sono curato, ho premuto F. Comunque, continuando l'esplorazione, trovo la prima figlia della signora moribonda e spengo la sua candela, oltre che a un altro simbolo della preghiera delle campane incastonato piccolo piccolo sul suo letto. Poco dopo scoprirò che per ogni candela spenta dovrò affrontare una prova di resistenza contro ondate di nemici nel luogo dove si trova lo spirito della signora. Il premio per averla superata non è niente altro però che una pala. Dopo un'ennesima morte molto stupida, inizio un'altra breve sessione di backtracking e raccolgo diversi nuovi oggetti che mi permettono di aumentare ancora il livello di fervore e la quantità di vita. Riesco poi a trovare anche nuovi putti che portano il mio totale a ben 20 e torno dal loro fratello maggiore. E con tutte le nuove piattaforme create vengo ricompensato con nuovi marchi del martirio. La grande suora vicino alla città mi sblocca inoltre una delle abilità più utili dell'intero gioco. Puoi teletrasportarti da un inginocchiatoio a un altro? Ragazzi sì! Ragazzi sì! Nella parte finale della diretta mi dirigo finalmente alla Cappella delle 5 Colombe, dove mi viene consegnata da un credente la chiave della prima gabbia dorata. Ritorno a parlare con il figlio del miracolo che me la fa aprire, facendo volare via la prima colomba, e una cutscene mostra come una grande cappella fatta di luce sia ora comparsa in un cratere. Un po' confuso apro la mappa e scopro che quello è il mio prossimo obiettivo da raggiungere. Mamma mia raga, ma quanto è bello sto gioco!